La Costituzione della Repubblica Italiana è una Costituzione che condanna il fascismo, quindi è antifascista. Quando uno giura sulla Costituzione, il fascismo è morto 80 anni fa, è finita, quindi è chiaro che questa è una Repubblica antifascista, non è che è nella sua natura. Devo dire, i militari hanno dato uno straordinario esempio di lealtà nei confronti della bandiera che rappresenta l'unità nazionale, ricordato Salvo d'Acquisto, ma ce ne sono stati tanti altri, tutti quelli che hanno combattuto a Cefalonia, che hanno combattuto a Porta San Paolo, essendo di esempio per tutti i cittadini che poi li hanno seguiti, sono messi a combattere a fianco ai nostri granatieri. Ma ci sono tante medaglie d'oro al valor militare, gente che si è sacrificata, pensiamo a tutti i nostri che hanno combattuto a Mignano Montelungo, che tanti militari che erano le brigate partigiane, tanti erano ufficiali, soldati, sottufficiali che combattevano per la libertà, e questo credo che sia importante ricordarlo. C'è un popolo che ha difeso l'indipendenza nazionale, ha difeso la patria.